Puglisi, com'è questa manovra? Allora, questa manovra, si parlava dell'esigenza di guardare la verità dei conti. Diciamo, la manovra è un po' schiava di queste clausole di salvaguardia, le quali a loro volta dipendono dal fatto che non è stata tagliata la spesa corrente, perché quelle clausole servivano per mantenere il deficit a un certo livello qualora non si fosse fatta abbastanza spending review. Il problema in Italia è che c'è questa visione keynesiana bastarda, fatta male, per cui qualsiasi spesa pubblica fa bene all'andamento dell'economia. Che ogni tanto scherzo, dico che Keynes, se tornasse in Italia adesso, diventerebbe un liberista, perché a parte che la sua visione dell'intervento dello Stato dell'economia metterebbe le mani nei capelli. Aveva in testa un ruolo dello Stato molto, molto più piccolo, ma comunque l'intervento doveva essere il cosiddetto stop and go. Cosa vuol dire? Che quando l'economia va male la si aiuta spingendola con più moneta e con più deficit, e quando va bene, diciamo, c'è, per esempio, si cerca di risparmiare dal punto di vista dei conti dello Stato, cioè sono più le entrate che le uscite. La spending review è praticamente fuori dalla discussione politica, e purtroppo ci sono alcuni temi su cui si vede il fatto che il Parlamento è ormai diviso in 3-4 parti dal punto di vista delle coalizioni esistenti. Noi stiamo, dall'altra parte, avremmo potuto risparmiare facendo rientrare quota 100, perché sono degli iniqui prepensionamenti che creano più problemi che risolverli. Perché vorrei ricordare questo, che quota 100 è temporanea, fortunatamente, perché finisce nel 2021. No. E poi ci sarà un grande scalone. E poi c'è un salto, uno scalone, chiamatelo come volete, per cui nel 2022 si passa da 62 a 67 anni. Allora, voglio sentire Sergio Lizza, roba da fare, Riccardo, un solo punto. No, un solo punto. Una cosa da farsi sarebbe cominciare, e purtroppo speriamo che qualche emendamento vada in quella direzione lì, sarebbe cominciare ad andare nella direzione di riportare l'età pensionabile verso i 67, perché se le persone vivono di più, e questo è bello perché vuol dire che la medicina ci fa stare meglio più a lungo, dall'altra parte non si può pensare che tutti questi anni devono essere passati in pensione. Ovviamente voglio aggiungere una postilla, ne abbiamo parlato molto di questo tema, è venuto anche un geriatra a raccontarci cosa sta capitando in Italia, la gente vive tantissimo, ma rimane il punto che i lavori sono diversi, perché 67 anni, se devi stare su un ponteggio, non ci puoi stare. Questo lo voglio sempre ricordare. Quota 100 vale per tutti, questa è la gravissima questione. Esatto. Allora, Sergio Rizzo, quello che ha detto Puglisi, però.